Buongiorno, oggi è domenica 6 dicembre, si festeggia San Nicolò, cielo sereno su gran parte del territorio altoatesino, qualche foschia e innocua in transito, temperature minime e temperature massime in linea con gli ultimi giorni in regia. Abbiamo Massimo Moro, col solito diamo un'occhiata alle aperture dei quotidiani che troviamo questa mattina in edicola. L'Alto Adige, scioperano i medici di base, 2 giorni di protesta, la provincia ci prende in giro, dicono i camici bianchi. Su tutti i quotidiani locali troviamo ancora una volta il richiamo alla terribile notizia che ha portato via Armin Holzer, l'incidente che ha spezzato questa giovane vita. Il tuo sorriso volava sulle tue montagne e gli amici ricordano la star dello slackline e non solo tanti gli sport estremi portati in primo piano da questo ragazzo. Pusterese. La cronaca cura del Corriere dell'Alto Adige. Autismo, la ASL chiama i privati. Shell interviene. Non possiamo fornire assistenza adeguata. Il pediatra risponde. Progetto pilota coinvolte 200 famiglie. L'azienda deve chiedere l'aiuto delle associazioni Il Cerchio e Autos. Mercatini di Natale presi d'assalto. Attesi per oggi 500 pullman. Sappiamo, siamo nel pieno ponte dell'Immacolata. Una partenza con il botto per le bancarelle allestite a festa. La cronaca cura del settimanale Zet, sappiamo, troviamo in edicola al posto del quotidiano Dolomiten ogni domenica la tragedia di Armin Holzer, che sappiamo è morto su una montagna al confine con la provincia di Bolzano, si è schiantato con il parapendio. Ci si occupa in apertura anche di San Nicolò, una storia tutta da leggere quando San Nicolò è una ragazza. Lasciamo la cronaca a livello locale, passiamo alla cronaca a livello nazionale ed internazionale. Come nostra abitudine vi proponiamo anche la ZET, la Bild am Sonntag, come ogni domenica la cronaca che arriva dalla Germania. Purtroppo in apertura una bruttissima notizia, episodio di cronaca nera, una vera e propria tragedia. Una ragazza incinta è stata uccisa e poi buttata nelle acque del Danubio. Forti sospetti sul suo fidanzato, sul papà di quello che doveva essere un bellissimo bambino. I dettagli sono raccontati a pagina 12, indagano ovviamente le forze dell'ordine. E poi il dibattito sul tema del terrorismo, sappiamo il coinvolgimento anche della Germania nelle politiche difensive e offensive in Siria. Tutto viene raccontato da pagina 5 a pagina 7 e come abitudine la Bild am Sonntag dedica spazio in prima pagina anche allo sport, al calcio, gli ultimi risultati della Bundesliga. Passiamo a livello italiano, in ambito italiano, con il Corriere della Sera: non rincorro le bombe di altri. L'intervista al Premier Renzi, la linea del governo, serve un accordo chiaro su Siria e Libia. Resterò Premier e segretario del Partito Democratico per quanto riguarda il suo impegno politico. E sulle banche Renzi annuncia: dopo Natale riformeremo il credito cooperativo. La cronaca che ci porta in Francia, oggi alle urne per le elezioni regionali, importantissimo appuntamento. Soprattutto dopo quello che è accaduto a Parigi. I radicali e le armi, appello di Obama agli americani, strage di San Bernardino. Ci vogliono più controlli, soprattutto sulle persone che sono ritenute pericolose, ad esempio per volare, ma ironia della sorte, non hanno nessun problema, nessun limite ad acquistare armi. Ancora con la cronaca, il Sole 24 Ore, sprint finale per IMU e TASI. Professioni cambia il fisco, entro il 16 di questo mese 26 milioni di contribuenti sono chiamati al versamento del saldo. Ancora, per la cronaca a livello mondiale, Stati Uniti e Russia, blocchiamo i fondi ISIS, i grandi al lavoro su una risoluzione dell'ONU, stop di Obama alla vendita di armi facili. Lasciamo la cronaca cura del Sole 24 Ore e torniamo in provincia di Bolzano con il dettaglio della prima pagina del quotidiano Alto Adige e poi vedremo come sempre all'interno alcune notizie, oltre al ricordo per Armin Holzer, oltre allo sciopero dei medici di base, i cui dettagli vedremo tra poco. Ci occupiamo del mercatino di Natale di Bolzano, Merano, Bressanone, ma non solo, tutti i mercatini di Natale hanno registrato il tutto esaurito, un vero e proprio assalto in occasione del ponte di Sant'Ambrogio. Già arrivati 500 camper, ma il traffico regge. Domani, per quanto riguarda
le proposte del quotidiano Alto Adige guida al giubileo, un inserto all'interno del numero di domani e vedremo tra poco una delle 24 storie che ci accompagneranno fino al Natale, l'uomo dei 100 presepi che illuminano un paese. La storia arriva dal centro abitato di San Paolo, un centro per musicisti e start-up, all'ex Fedexport di Ora, il progetto dell'imprenditore mecenate Pinter, credo nei giovani. Aveva 13 kg di cocaina dentro l'automobile, è stato fermato alla barriera autostradale di Vipiteno. La droga era nascosta in un ambito, in uno spazio ricavato apposta per nascondere questo stupefacente. Protesta delle sale giochi, sit-in davanti alla provincia contro i totem e poi Coppa del Mondo, biathlon, brilla l'Alto Atesina San Filippo. Vedremo tra poco i risultati di questa eccezionale impresa a livello internazionale. Allora, i medici di base, scioperi a raffica, sigle compatte, siamo stati penalizzati su tutti i fronti, la provincia adesso ci prende in giro, la medicina generale, finora efficace, apprezzata e poco costosa, rischia di essere smantellata e privata per le risorse da destinare al rilancio poi di tutta l'altra sanità. Per una notte gli studenti insegnano ai professori. Il liceo Pascoli apre le porte alla cittadinanza, la dirigente dice occasione di dialogo tra noi e gli studenti. Ancora con la cronaca a cura del quotidiano Alto Adige, come detto, una delle 24 storie di Natale, l'uomo dei 100 presepi che illuminano un paese. Werner Schmidt organizza tutti gli anni un evento unico a San Paolo di Appiano. Prima tutti se ne stavano chiusi in casa, adesso dicono andiamo a fare un giro e vedere i presepi. Grazie a questo anche alcune attività commerciali hanno riaperto a Vento a San Paolo con i presepi viventi. I dettagli, il programma sono raccontati a pagina 31 dell'Alto Adige. E per lo sport andiamo a vedere la cronaca, l'eccellente risultato dell'Alto Atesina San Filippo, Federica San Filippo. Dopo la Wührer sboccia anche Federica Biathlon, l'Alto Atesina seconda nella sprint di Östersund in Svezia. Buon ottavo posto per Karin Oberhofer. Con questa buona notizia per lo sport Alto Atesino lasciamo il quotidiano Alto Adige, andiamo a vedere il dettaglio della cronaca del Corriere dell'Alto Adige, il dettaglio della prima pagina. Poi, come sempre, notizie all'interno, la richiesta di aiuto, in sostanza di una collaborazione più proficua rivolta dai vertici della ASL alle associazioni, ad alcune associazioni private, ad esempio il Cerchio e Autos. Abbiamo visto il mercatini di Natale tutto esaurito e poi programma partecipato, Partito Democratico in piazza anche a Bolzano, Partito Democratico Alto Atesino che aderisce all'iniziativa promossa a livello nazionale. Riparte il bando dell'azienda servizi sociali di Bolzano, Marcato si ritira, direzione vacante. Legge sugli appalti, parti sociali divise. Buonerba della CISL dice darà lavoro agli avvocati, il Wirtschaftsring buona la riforma, Sinodo diocesano ultima sessione, Muser dice insistere sul tema del dialogo, la tragedia, la morte di Holzer, social network commossi, Fazio lo ricorda e poi danza al teatro comunale, ecco Carmen, la seduttrice, ancora con lo sport, il calcio, il Südtirol di Stroppa ritrova la vittoria allo stadio Druso. Andiamo allora nel dettaglio di una delle notizie che abbiamo visto poco fa in prima pagina, cioè il successo dei mercatini di Natale, città presa d'assalto dai turisti. Ci occupiamo di Bolzano, ma non solo, migliaia di auto, traffico in tilt. Il comandante della Polizia Municipale del capoluogo, Sergio Ronchetti, dice esaurito il parcheggio del 20, anche questo parcheggio esaurito, due gli scippi registrati in piazza. Holzer, cordoglio sul web, mercoledì funerali, messaggi sui social network. Fazio, Fabio Fazio lo ricorda in televisione durante la sua nota trasmissione in Rai, ricorda il campione di Slackline scomparso. Ancora con la cronaca a cura dell'Alto Adige, azienda, servizi sociali di Bolzano, Marcato si ritira dalla corsa, riparte il bando per la direzione, l'annuncio per dire di voler voltare pagina nella sua vita professionale, il successore sarà designato. Comunque entro quest'anno, dopo 10 anni in sella, l'ex numero uno ha salutato collaboratori e dirigenti dell'azienda, atteso a giorni l'avviso per la selezione del vice direttore che succederà a Gotto. Per quanto riguarda la pagina economica, etichette e Infogest leader regionale, l'azienda milanese conquista il mercato grazie ai macchinari high-tech della Brissinese Durst, 5 dipendenti,
Tutti di Merano, gestita un'azienda gestita a livello familiare, 100 milioni di etichette all'anno stampate soprattutto per gli alimenti, 15 anni di attività per l'azienda creata nel 2000 dal Meranese Zambarda. Lasciamo la cronaca in lingua italiana con questa eccellenza altoatesina. Andiamo a vedere il dettaglio della cronaca in lingua tedesca a cura del settimanale Zett. Abbiamo visto, ci si occupa del ricordo per Armin Holzer. Armin Holzer, sappiamo, morto in un tragico incidente mentre era impegnato in una prova di parapendio. Sempre per la cronaca, il sequestro di 13 kg di cocaina alla barriera autostradale di Vipiteno da parte della Polizia di Stato. E ancora ci si occupa di meteo, ancora pochi giorni per poi capire se il 2015 andrà in archivio come l'anno più caldo degli ultimi 165 anni. Sempre ancora con la cronaca, San Nicolò, le tradizioni che ritornano, tutto quello che c'è da sapere per una festa che coinvolge grandi e piccini ogni anno. E ancora con la cronaca, ci si occupa sempre di San Nicolò, ma una storia tutta da leggere che arriva da Val d'Aora, in Val Pusteria, e cioè quando San Nicolò è una ragazza da ormai 5-6 anni, 5-6 anni Caroline Brunner si veste da San Nicolò e porta gioia e allegria per le vie del paese. Ancora una storia a pagina 20, un altoatesino che ha aperto un negozio a New York in pieno centro, un successo anche in questo caso che porta la firma della provincia di Bolzano. E poi la vice Miss Südtirol, Céline Fischnaller, la sua storia raccontata a pagina 23 della Zett in edicola nella giornata di oggi. Ci fermiamo qualche istante, come sempre, e poi andiamo insieme a vedere che tempo farà nella provincia di Bolzano in questa domenica. L'immagine che vi proponiamo oggi ci porta in Valpusteria, questo è il centro abitato di Brunico, alcuni minuti dopo le 6. Ci spostiamo in alta Val Venosta, il centro abitato di Malles al suo risveglio. Andiamo all'imbocco di questa valle, e cioè alle porte dell'abitato di Foresta, con lo sguardo rivolto verso la città di Merano. La collaborazione anche oggi con gli esperti meteo della provincia ci permette di dare un'occhiata alle immagini che arrivano dal satellite, immagini più che eloquenti, cielo completamente sereno, libero dalle nuvole, solo qualche nuvola durante la giornata in transito, soprattutto in quota. La grafica adesso per capire quello che ci attende durante la mattinata. E durante il pomeriggio vedete giornata splendida, temperature minime, temperature massime in linea con la giornata di ieri. Io vi ricordo che gli aggiornamenti sono a vostra disposizione su Facebook Alto Adige Meteo e come sempre all'interno del nostro sito internet nella sezione riservata alla Mediateca Online. Prosegue l'appuntamento con la foresta natalizia alle porte di Merano, proprio a Foresta. Si va avanti fino al 6 di gennaio, quindi ancora un mese. www.video33, il nostro sito internet, dove potete trovare questa rassegna stampa, i principali contributi filmati all'interno della Mediateca Online, appuntamenti e aggiornamenti meteo in tempo reale, le notizie delle ultime ore e anche una rassegna stampa in breve. Rapidissimamente le aperture dei quotidiani che troviamo oggi in edicola a livello locale, l'Alto Adige, scioperano i medici di base, 2 giorni di protesta, la provincia, dicono i camici bianchi, ci prende in giro. Mercatini di Natale presi d'assalto in questo ponte dell'Immacolata, e poi addio Armin Holzer, il tuo sorriso volava tra sulle tue montagne. La cronaca a cura del Corriere dell'Alto Adige, autismo, la ASL chiede aiuto ai privati, chiede l'aiuto delle associazioni Il Cerchio e Autos. Ponte dell'Immacolata, una partenza con il botto. La cronaca a cura
della ZET, in edicola al posto del quotidiano Dolomiten, il ricordo per Armin Holzer, il 2015 che si appresta ad andare in archivio come l'anno più caldo dal 1850, San Nicolò, la tradizione che ritorna puntuale e il successo di Federica Sanfilippo nella Coppa del Mondo di Biathlon, successo conquistato in terra svedese. È tutto, vi ringrazio come sempre per aver scelto anche oggi l'informazione di Video 33 e vi auguro un buon proseguimento di giornata. Ariete, felicemente single e profondamente alla ricerca dell'amore vero e per sempre. Oggi forse sentirai di averlo trovato, una nuova vita comincia a prendere forma. Toro, la luna ti invita ad essere più riflessivo, ponderato e magari a smussare qualche angolo. Gemelli, ritmi di lavoro incalzanti e situazioni al limite dello sforzo e della fatica umana, ma il tuo obiettivo lavorativo sarà ampiamente raggiunto. Cancro, analisi mediche, controlli, attività fisica, alimentazione sana. Oggi ricominci da te. Al centro di tutto, oggi ci sei tu. Leone, sempre attento e partecipe alle emozioni altrui. Oggi darai conferma di avere un cuore grande. Vergine, Giove potrebbe riservarti ottime prospettive professionali. Le tue idee, visioni, progetti non erano poi così sbagliati. Bilancia, sempre al massimo delle tue possibilità, sorridente ed amabile come pochi, oggi è impossibile dirti di no. Scorpione, con il partner non sarà forse il giorno giusto per parlare di progetti, programmi o filosofia dell'amore, ma l'intesa fisica non mancherà e forse oggi basta quella. Sagittario, giornata gelida, ma in serata le temperature saliranno, litigi d'amore e assoluta incomprensione. Capricorno, basta rimandare, perdere tempo o distrarsi dall'obiettivo che sia personale o professionale. Acquario, che sia il momento di recuperare un po' di armonia di coppia, Venere richiede riflessione. Pesci, quello che era solo un sogno, oggi, anche grazie alla determinazione di Mercurio, comincerà a prendere forma.